Buonasera amici di Incontri, una puntata dedicata alla musica. Sapete che in Incontri, la seconda parte, noi abbiamo l'ambizione, speriamo anche di riuscirci, di parlare di argomenti alti, perciò di qualità, però non facendo annoiare nessuno, non facendo addormentare soprattutto davanti alla televisione nessuno. E allora abbiamo con noi un ospite che ci terrà compagnia, che io ringrazio, Maristella Patuzzi, grazie mille. Buonasera, grazie infinita a voi. Che è violinista. Ecco sì. È una delle massime violiniste, è ticinese, dovevamo dirlo. Giusto. Svizzera, ma il Ticino, il Canton Ticino. Quando è venuta qui a Bergamo, so che poi sei già venuta a Bergamo, la società del quartetto mi ha, esatto, mi ha mostrato, sì, vedete qui anche i vari dépliant, perciò in questo caso proprio il sei venuta due volte anche a suonare qua a Bergamo. E non c'è due senza tre. E allora in questo caso sei venuta in televisione. Oggi è una giornata particolare, poi, perché è Sant'Ambrogio, c'è la prima della Scala, perciò diciamo che è una giornata per l'Italia dedicata anche in parte alla musica. E invece io voglio chiedere a te, come personaggio, mi piace conoscere le persone, come hanno cominciato soprattutto, perché magari poi la passione viene, no? Non è una cosa noiosa la musica. E come ti è venuta la passione? Come mai? Beh, in realtà è semplicemente questo, che i miei genitori sono entrambi pianisti, e i nonni erano violinisti e anche le generazioni precedenti erano tutti musicisti, chi per diletto, chi per professione, ma perciò comunque... Non ti è mai venuto voglia di dipingere un quadro? Ma in realtà ho fatto anche quello. Anche quello? Sì, sì, assolutamente, perché l'arte mi piace tutta, ma in particolar modo il violino. E come mai il violino? Perché se sono pianisti, sì, in questo caso, come mai hai scelto il violino? Forse perché ha il suono molto vicino alla voce umana, perché il pianoforte per esempio è molto più scomodo da portare in giro. È vero, non avremmo potuto qui portare il violino che hai qui anche nei nostri studi. E poi anche perché con quattro pianisti a casa, in famiglia, sarebbe stato anche opportuno cambiare un po' lo strumento. E quindi il violino, diciamo, ha saltato una generazione, ma comunque la passione è stata trasmessa specialmente all'inizio da mia madre, perché tutti i giorni si faceva una mezz'oretta di pianoforte e mezz'ora di violino, che poi sono aumentati. E tu ascoltavi perciò? Ascoltavo, ma suonavo anche con lei. Perché? Perché lei aveva una tastiera elettronica e tutti i giorni facevamo il violino insieme, nel senso per l'intonazione, e poi contemporaneamente anche... Quanti anni avevi tu, Maristella? Quattro anni, caspita, sì. Io quattro anni non vedevo neanche i cartoni animati, ero talmente vecchio, non c'era ancora la TV fino alle 5 del pomeriggio. Tu invece eri già, ti esercitavi già con la musica, sì. In particolare perché l'intonazione è importante con la... È fondamentale, l'intonazione è il primo scalino, diciamo, ed è anche forse la cosa più difficile da imparare, perché appunto il pianoforte è già accordato, si spera, mentre violino va accordato? Sì, violino anche va accordato e deve essere comunque, non ci sono le tacche come nella chitarra. Ah, la chitarra, vedo quindi... adesso, io non sono molto esperto, sono un po', li ripeto spesso quando viene qualcuno che parla di musica, sono un po' come diceva Oscar Wilde, cioè che mi vorrebbero perfettamente muto quando voi suonate, mentre io vorrei essere perfettamente sordo. Però lui esagerava, però non ho questa passione, ma sono appassionato delle persone che hanno passione, ecco perché mi ha subito incuriosito la tua storia e il tuo modo anche di comunicare. Grazie. In questo caso il violino è vero, non ha le tacche della chitarra. Esattamente, e quindi c'è uno studio approfondito di memoria tattile, uditiva e visiva, e che sono importantissime proprio per essere sempre più intonati. Una cosa bellissima che ci stai raccontando. Facciamo una cosa allora, cominciamo, io so, abbiamo scelto tre pezzettini perché poi si parla del violino, bisogna anche, sì, ascoltare la musica. Allora, sì, cominciamo da Tchaikovsky. So che ci sono in regia Nicola e Maurizio che tengono, e Gianmarco che tengono, come si può dire, mi tengono preciso su queste cose. Siamo un pezzettino tuo di Tchaikovsky, possiamo? Sì, ma subito dopo la descrizione, che è un concerto, oh, che è stato scritto nel 1878 in Svizzera, nel lago appunto di Ginevra, ed era che lì... non è il lago dei cigni di Tchaikovsky. No, è un altro. Però stranamente, contemporaneamente, nel 1878 è stato scritto in simultanea il concerto di Brahms. Tra l'altro questa registrazione è molto a me cara, proprio perché è stata a Falcade, in memoria della meravigliosa famiglia Fabbri, Marina e Luca Fabbri, esatto, anche scritto nei crediti, è vero. E in più importantissimo il direttore d'orchestra, che è una favola di persona e veramente dovrebbe essere invitato presso i vostri studi, perché è veramente bravissimo, intervistiamo, sì. E si chiama appunto maestro Roberto Zarpellon.
con il quale, tra l'altro, il 5 di gennaio faremo le 4 stagioni a Bassano de Grappa. Hai capito, guarda, sei sempre in giro a Maristella, la musica ti porta lontano, è una bella cosa. Allora scusiamo un minuto proprio, perché poi non voglio che la gente, bisogna abituare le persone che sono non sono use a sentire questa musica. Allora sentiamo un minuto di questo concerto di Tchaikovsky, sentiamolo insieme. Che meraviglia, mi verrebbe da dire. Qui era anche una sede, una chiesa era. Esatto, il Duomo di Falcade. Al Duomo di Falcade. Bellissimo. E diciamo che questa musica muove dentro, no? Commuove in questo senso, non nel senso che uno viene da piangere, assolutamente no, speriamo di no, però suscita delle emozioni. Mi piace anche pensare che questa musica, che per noi è, diciamo, classica, ha avuto un periodo in cui era la musica, come ci ha spiegato anche Francesco Micheli, il direttore artistico del Donizetti, era la musica che ascoltavano i ragazzi, che ascoltavano comunque i giovani, che ascoltavano le persone tutte le età. Anche in questo caso è bello interpretarla, no? Pensando che qualcuno è una musica ancora viva. Assolutamente sì. E poi c'è una piccola storiella dietro. Raccontiamola, le storie appassionano sempre. La primissima volta che ho fatto questo concerto in qualità di solista avevo 18 anni. Avevo già suonato diverse volte come solista, però questa orchestra era molto diversa, nel senso che mi trovavo all'università dell'Indiana, in America, e a malapena sapevo l'inglese, ma la cosa divertentissima è stata che avevo tempo, 3 giorni, per trovare 70 persone che suonassero per me gratuitamente, al che... Ha dovuto fare una ricerca. E sei riuscita? Missione compiuta. E come hai fatto? Ero in piazza, chiedevo, ma scusa, tu cosa suoni? Il violino? Ah, fantastico, mi servi. E tu invece pianoforte, ti chiamerò, non ti preoccupare. Niente, che ci saranno però altri momenti. Momenti. Esatto. Non c'era il tempo dei social network, hai fatto tu network. Esatto, sì. Non ti hai mai voglia di suonare come fanno alcuni, magari fuori dalla metropolitana? Ci sono di quegli artisti che sono esibiti, che hanno una grandissima fama e hanno suonato, poi li riprendono di solito e fanno vedere la reazione della gente, no? Se ti dai i soldi oppure se ti guarda un po' così scocciata. Ma insomma, a me è successo molto spesso che durante appunto quel percorso scolastico dell'Indiana University di non trovare proprio delle stanze per poter studiare all'interno di questa università musicale, dove eravamo 5.000 studenti perciò... di musica, solo musica. E poi no, tu dai fastidio agli altri, gli altri danno fastidio a te, presuppongo, no? Se suonate. Beh, più che altro era veramente impossibile trovare anche un bagno, qualsiasi Niente. Cosa, zero. E quindi cosa succedeva? Che in pratica io andavo in strada.
mi facevo, appunto, aprivo la custodia, facevo il mio Bach, il mio Tchaikovsky, le varie cose. E raccoglievi dei soldi? E la gente si fermava incantata, sono finita persino sui giornali, lì è stato uno scandalo. Ma recentemente sono tornata a suonare a New York, teatro, però... Non vuoi, io potrei andare fuori. Il mio vecchio insegnante è venuto apposta da Bloomington, a Indiana University, a sentire questo concerto a New York e mi ha detto, lo sai che la cosa che è successa 7 anni fa, che era uno scandalo, eccetera, adesso in ogni angolo della strada ci sono musicisti che hanno preso proprio spunto da te. Perciò tu, Maristella, sei della Svizzera italiana, però si vede che sei italiana, cioè hai dato comunque, hai aperto una via, ti sei improvvisata, che è un po' la nostra arte, quella di improvvisare, di trovare nei limiti delle opportunità, e questo ti fa onore. Grazie infinite, ma comunque io sono anche orgogliosa di essere anche italiana, perché i miei genitori, entrambi di Trento, si sono conosciuti a lezioni di pianoforte da Bruno Mezzena, e in pratica all'età di 18 anni... Ah, perciò loro si sono conosciuti perché hanno un'identica passione. Sì, esatto. Infatti, tutte e due le famiglie erano in questa grandissima passione. E quando sono arrivata a Lugano, in pratica, dopo un lasso di tempo, mi hanno dato la cittadinanza svizzera, avevo 11 anni. E tra l'altro mi domandavo sempre perché il mio gatto, che è nato come me in Svizzera, lui era svizzero, io e no. E tu no, perché esatto, tu sei nata in Svizzera. Però questa è una cosa che capita anche qui in Italia a confronto degli altri, è il mondo che gira in questa maniera, non te lo domandavi. All'età di 18 anni mi hanno chiesto se volevo essere soltanto italiano o soltanto svizzera. Ma non potrei essere tutte e due, e infatti ho il doppio passaporto. Hai il doppio passaporto, certo, e sono italiana. Felicissima di averci entrambi. Però quando andavi a Bloomington, ecco perché hai trovato questo escamotage, perché le tue origini, insomma, che taglia è lunga, però ha queste capacità. Ma la fantasia, l'arte... Siamo ancora considerati così. Tu che hai girato davvero tanto e vedi comunque, hai frequenti ambienti artistici, l'Italia è ancora considerata così? Assolutamente sì. Assolutamente sì, in ogni modo quando vado o in America o in Australia per esibirmi, per fare dei concerti, l'italiano è apprezzatissimissimo. Cioè, veramente. È già il nome, allora italiano comunque fa una certa sì, scena. Sì, assolutamente. Allora raccontaci invece, hai parlato di tua mamma che hai cominciato con lei, ti esercitava, era esigente tua mamma? Assolutamente no, era estremamente fantasiosa, sempre creativa, riusciva sempre a rendere tutto super piacevole come un gioco. E mentre con mio papà avevo già cominciato a fare concerti in età tenerissima, perché essendo anche lui pianista molto ti bravo, portava con sé e facevamo i concerti insieme. Cioè quanti anni avevi? 4 anni oppure 5? Vabbè, qui eri subito precocissima, insomma. Sai perché mi interessa questo aspetto? Perché abbiamo detto prima che il nostro obiettivo è quello di divulgare, no, la musica. Noi parliamo tanta gente che c'è a casa, magari ai fornelli, e guarda distratta, però vede magari delle immagini, si ferma un attimo e coglie qualcosa. Come fare a far crescere questa passione a quelli più piccoli, ai nostri figli, ai nostri nipoti, immagino i nonni che sono a casa, bisogna obbligarli, mandarli a studiare, oppure come hai detto tu, credo che sia il modo migliore, no? Esercitare la fantasia, far appassionare, no? Dire una cosa bella. È una sì, deve essere una cosa che il bambino o il ragazzo vuole fare, un piacere, deve essere, la musica deve essere un piacere, perché altrimenti non è musica. Ma tu ascolti soltanto musica classica oppure ti piace anche la musica moderna? A me piace tutto. Ah, quello che è musica, anche quei rapper, non so, tipo adesso non so, Fedez, Rovazzi si chiama forse, ascoltano i miei figli, oppure quelli no, tutto, ma ci sono dei limiti. Tutto, però devo mi confesso che nel viaggio di andata da Lugano a Bergamo mi sono ascoltata finalmente la registrazione dei 24 capricci di Paganini. E è il tuo ultimo CD questo? Sì, esatto. Eccolo, facciamo così, lo facciamo vedere, perfetto, favore di regia, possiamo così alzarlo un po' più, perfetto, eccolo lì. E in duo con mio padre, perché i 24 capricci Paganini in realtà sono stati pubblicati nel 1820, ma Schumann è stato il compositore che grazie a Paganini ha scelto di diventare musicista, e alla fine della sua vita, 1855, sì, quando è stato ricoverato nel manicomio di Bonn, lui ha dedicato alla fine della sua vita l'accompagnamento dei 24 capricci di Paganini, e quindi noi abbiamo scelto l'anno scorso di farli alla RSI, nel bellissimo auditorium della Svizzera italiana di Lugano, abbiamo scelto di fare proprio questo, i 24 capricci
Luigi Paganini sì col violino, ma con l'accompagnamento di Robert Schumann. Capito. Oh, vedi, lo vediamo anche le immagini, tu e tuo padre, è tuo padre sì, che suona, no? Alle spalle, la vediamo in queste immagini, però so che non hai l'accompagnamento al pianoforte di Paganini, di un capriccio di Paganini. È vero. Di solito, sì. Poi sei anche i capelli lisci oggi, bisogna avere i ricci per avere i capricci, come dice la canzone popolare in questo caso. È vero. Io sono io per la musica, per le canzoni popolari, cosa vuoi? Ognuno i suoi difetti. Sentiamo allora un piccolo brano, un minuto anche di un capriccio di Paganini, vediamo. Molto volentieri. Andiamo grazie. Insieme allora questo capriccio. Ebbene sì, questo era un capriccio di Paganini, esatto. Era un capriccio però solo violino, mentre voi nell'ultimo CD, tu e tuo padre, avete aggiunto questi accompagnamenti al pianoforte di Schumann, ho esatto, capito bene? Ho ripetuto bene? Bravissimo, se ho capito io, ho capito tutti, questo è il fondamentale. E dove hai cominciato a distribuirlo questo CD? Beh, appena uscito e grazie a Nanaxos, che l'ha proprio scelto tra i vari CD che hanno presentato, l'ha scelto per distribuirlo internazionalmente, quindi già adesso è uscito in America e prossimamente uscirà anche in Italia. Ah, però è uscito in America. Sì. In Italia non c'è ancora allora. No, bisogna aspettare, sta arrivando. Allora, sta arrivando. Mi fa piacere perché i musicisti, dovete sapere, amici telespettatori, che non sono come noi, dice ci vediamo domani, dopo, quando facciamo domani, facciamo tra due settimane. No. Dice Maristella quando è arrivata, ha detto no, ma vengo a Bergamo. Di quando? Dopo domani? No, nel 2018. È vero. Perché sì. Verrai a Bergamo a suonare già in calendario nel 2018. Abbiamo grazie prima parlato della società del quartetto. Esatto. Grazie a loro. Grazie a loro, assolutamente. Meno male, anche lì che bello sono queste associazioni, che quanto sono belle queste associazioni che contribuiscono a portare cultura, no? Tu hai la capacità e unisci la bellezza oltre, grazie. E non è una cosa da poco nel senso all'arte, anche se sono due cose distinte, in questo caso però è un connubio, però ci sono queste società, ci sono in tutte le città, noi ci vedono a Milano, ci vedono a Novara, ci vedono a Lecco, abbiamo sentito prima, a Piacenza, a Brescia, in tutte le città c'è qualcuno che porta avanti questa passione qui e lo vediamo, ringrazio la regia per mandare proprio il logo proprio della società del Quartetto di Bergamo, che promuove cultura, no? Ne trovi tanti di queste persone, i giovani. Soprattutto i giovani, infatti questa è la parte più bella di questa associazione e tra l'altro ti coccolano e ti accolgono sempre a braccia aperte davvero e perché con tappeti rossi, sono meravigliosi davvero. Hai un sacco di fan, altro che grazie. C'è questa componente, non è soltanto Laura Pausini che canta, poi però anche nel vostro ambito c'è questa passione che si comunica, no? Ogni città dove vai c'è qualcuno che ti conosce. Per fortuna sì. Sì, ma sono sempre aperta a conoscere nuovi posti. Assolutamente. Dove preferisci suonare? Nei teatri, nelle chiese, abbiamo visto prima nel Duomo, oppure negli studi televisivi, perché sono o negli studi dove si registrano poi i vostri CD? A me piace tutto, sinceramente, però se posso scegliere, sì, teatri, chiese, ma ovunque davvero, cioè qualsiasi posto. Hai detto prima luogo. Anche la strada va bene. Assolutamente sì, perché è sempre musica.
quando... portata la gente per di più, quindi è bellissimo poter trasmettere. Comunichi. Sì. E poi lo dico con un po' di imbarazzo, che sono le frasi comuni, però davvero un linguaggio universale, no? La musica non ha bisogno di conoscere la lingua, entra nell'anima, e credo che è questo che poi era, diciamo, l'arte suprema anche per gli antichi, no? Che radunava tutte le muse, per quello che è stato chiamato in questo modo. E tu lo fai in maniera anche particolare, perché poi hai questo strumento che abbiamo qui, adesso lo possiamo vedere in primo piano, che è il violino. Il violino ce ne sono di diversi tipi, tu ne hai suonati anche di molto costosi. Certo, qual è il violino che è costato di più che tu hai usato? Quanto costava? In euro? Perché in franchi poi doveva essere più o meno uguale, cioè campi alla pari. Beh, 5 milioni, 5 milioni di dollari, di euro. Il violino e 250.000 euro l'arco. Ah, perché costa anche l'arco? Sì, in realtà quelli pregiati, sì. Quelli che piacciono a me costano tanto in realtà. Però oggi sono venuta con un violino molto speciale che ho vinto nel 2003 a Crevalcore, è costruito dal 2001 da Virgilio Cremonini. Ed è uno strumento moderno con il quale ho fatto il diploma. L'arco di mio fratello maggiore è preso in prestito. L'hai rubato a lui. Esatto. Perché è anche il fratello, perciò siete davvero per quello in quattro. Quando vi trovate comunque con tuo padre e tuo fratello fate un buon concerto. Riusciamo sempre a suonare insieme, questo è veramente molto bello. E poi, vabbè, a me piace tantissimo esibirmi come solista con le orchestre. Di recente sono stata in Sicilia e tra l'altro la prossima settimana tornerò a Catania, Messina, Rocca Valdina, proprio per fare dei concerti. In particolar modo vorrei citare la fondazione della Città Invisibile, che si occupa proprio dei super giovani talenti, ma anche di dare lo strumento a persone, a musicisti, a bambini poco agiati, e che di poterlo suonare. Di poterlo perché suonare, sì. Se io voglio far suonare il violino, oppure se una persona dice io faccio un lavoro, guadagno 1.500 euro al mese, non è che posso permettermi, riesco, oppure bisogna essere facoltosi, bisogna essere ricchi, oppure si può cominciare con poco? Beh, teoricamente comunque chi intraprende questa strada è già abbastanza benestante, chiaro, no? Perché non si può andare, magari, non so, te lo dà il maestro e provi con lui, perché poi bisogna provare anche a casa il violino. Esatto, però questo che accade in Venezuela e in Sicilia, succede proprio questo, che danno lo strumento al ragazzo che poi impara a suonarlo pressoché gratuitamente. Perché uno strumento normale, non quelli che usi tu, non quelli, però il minimo. Ecco, io voglio andare, come quando vado nei negozi di scarpe, di quanto che costa meno. In questo caso, quanto costa il violino? Il meno che si può scegliere, che però abbia qualità, nel senso che non sia un violino giocattolo. Quanto può valere? Ma posso dire quanto vale questo? Questo quanto vale? 10.000 euro. 10.000 euro. È tanto, però 10.000 euro, non c'è, sto trattando il prezzo. No, per dire che è vero, allora, che comunque bisogna essere, è un investimento certo. Su di sé, sono quelle cose, però costa sempre meno che un pianoforte a coda. Certamente. Allora, sì. Visto che torniamo a quel discorso che facevi prima. Sì. E invece quando si parla di questi violini straordinari, Stradivari, fa anche rima, Bondone, ma cosa hanno di speciale? Sono davvero speciali o sono semplicemente, come si può dire, prestigiosi per nome, poi però come suonarli uguale? Beh, io mi sono innamorata di uno Stradivari che ho avuto l'opportunità e l'onore di poterlo suonare per tantissimo tempo e ancora adesso avrei l'opportunità di poterlo suonare. È del 1687, si chiama Stradivari Ex Bello Mary Lou e il primo incontro è stato a New York ed è stato bellissimo perché me l'hanno affidato proprio per fare un concerto là e nel 2008, cioè tantissimo tempo addietro, ma la cosa meravigliosa era, vabbè, tra le varie interviste mi hanno chiesto ma come mai è difficile suonare solo Stradivari. E gli avevo risposto di sì, perché poi bisogna restituirglielo, insomma. Non è l'unico si possa motivo per cui è difficile. Però in realtà il suono cambia completamente, nel senso che lo strumento di qualità è più facile da suonare, questo poco ma sicuro, e si riescono a trovare dei suoni molto più ricercati, molto più idealizzati e si riescono ad ottenere subitissimo, mentre chiaro strumenti meno importanti
devono per forza richiedere una grande qualità da parte dello strumentista. Dello strumentista, dico forza. Lei o colui che suona. Certo. Però mi fa piacere quando ne parli, perché davvero ti si illuminano gli occhi. No? Quando io non so, ho conosciuto Richard Gere a New York, no, io ho conosciuto un violino a New York, sì. Me l'hanno presentato, ti scintillavano proprio innamorati. Gli occhi. Ci siamo innamorati. No. Sono espressioni, però si vede come sono genuine, che non sono retoriche, no? Perciò come può essere il rapporto davvero con lo strumento che poi davvero diventa una parte di te, quasi una parte del tuo corpo. Assolutamente. Quanto tempo sì. dedichi alle prove, al suono del violino tutti i giorni, a parte quando devi venire nei nostri studi, ti portiamo via qualche una mezza giornata? A me piace tantissimo potermi dedicare al violino e quindi minimo 5 ore, massimo chi lo sa. Perciò anche di più puoi suonare. Assolutamente sì. Ti perdi proprio. Però minimo 5 ore servono. 5 ore non puoi esatto. star sotto le 5 servono ore. Servono per mantenere il livello. E quando suoni? Di sera, di giorno? Perché le distribuisci 2 ore oppure faccio 5 ore e poi vado a fare il resto? A me piace qualsiasi momento della giornata, mi piace la mattina, il momento migliore per poter studiare con magari i colori dell'alba, eccetera, cioè veramente spettacolare. Poi a mezzogiorno vado sempre a nuotare. Mm. Il che fa ti tiene benissimo. In forma per questo e ti aiuta anche la testa lì non senti tutto. Musica oppure ci sono le cuffie anche per la musica in piscina la musica si sente sempre come dice il regista sorrentino c'è sempre spazio per la buona musica esatto. No? Lo dice nei film credo che sia una frase che riguarda anche un po' la nostra vita per la buona musica c'è sempre spazio c'è sempre tempo mancano ancora 3 minuti però vorrei che se riusciamo a fare proprio sentire un paio di note se, poi anche mi piace come lo accarezzi lo tratti proprio come se fossi una creatura viva no? Sì. È vivo il violino assolutamente è sì è vivo il violino perché lo dice ma ci credo non si dice tanto per dire lei ci crede questo che mi appassiona diciamo, sentiamo allora qualche nota allora potrei scegliere di farvi sentire il tema dall'ultima rosa d'estate. Questo brano è particolarmente bello, viene da un canto popolare del 1805, irlandese, però è stato dedicato a un italiano, Antonio Bazzini. Gli italiani ci sono sempre, meno male. Per fortuna. E poi cosa è successo? Che si parla di un brano estremamente difficilissimo, però vi faccio sentire volentieri il tema che poi viene ripreso in tutte le varie. Se è estremamente difficilissimo, facciamolo. Sentiamo la Maristella Patuzzi in questa interpretazione. Applaudo solo io in questo caso, però credo che le persone a casa appunto siano emozionate come mi sono emozionato io, che appunto sono un po' orso, perciò se mi emoziono io vuol dire che anche a casa hanno questa capacità. Maristella, grazie per essere stata con noi, abbiamo grazie concluso proprio in bellezza, perché grazie. In questo studio comunque siamo riusciti anche a suonare un violino e soprattutto con l'interpretazione tua, che è un'interpretazione di assoluto prestigio. Grazie. Ti auguro le migliori fortune, soprattutto perché riesci a parlare di musica e a trasmettere queste emozioni, questi sentimenti. Credo che non è facile farlo non soltanto col violino, ma anche con la propria persona. Grazie mille, grazie Maristella. Grazie a voi, davvero. Alla prossima, buon ritorno. 2018. 2018 a Bergamo, però tutto il tour e poi c'è il CD. Esatto, già sappiamo dove. Esatto. Grazie mille, grazie a voi che ci avete seguito, grazie alla regia che ci ha seguito anch'essa in questa nostra puntata e vi do appuntamento ai prossimi programmi di Bergamo TV e ovviamente ancora con Incontri. Grazie.